No, non dovete chiedere a me, io non ho visto nessuno, sono entrato subito negli spogliatoi, quindi di queste questioni non so nulla. Ecco, ah sì, ok, scusami. Luigi ti ha fatto una domanda ben precisa, Massimo, no? Noi dovremmo parlare chiaramente della partita, però i numeri sono impietosi, 7 sconfitte in 9 partite. Hai pensato di fare un passo indietro tu, personalmente? Assolutamente no, io non mi dimetto, mi dimetterò quando magari avrò tutti a disposizione e con tutti a disposizione magari. Allora, quello è un discorso diverso. In questo momento ci sono delle difficoltà, e le mie convinzioni rimangono sempre le stesse e quindi questa è una decisione che spetta alla società, non a me. Costantini? Non lo so, rischiamo di essere condizionati sempre dal risultato. Per me abbiamo fatto una buona partita, decisa da episodi. Abbiamo fatto 6 palle gol limpide davanti al portiere, non abbiamo fatto gol. Abbiamo commesso il solito errore, abbiamo preso gol su un fallo laterale e queste cose le paghi. Non abbiamo rischiato null'altro al di fuori di 2 gol. Il problema è che abbiamo preso 2 gol stupidi, come sempre, e quando tu fai la partita e crei e non segni, gli altri al primo errore ti fanno gol, purtroppo poi le partite vengono condizionate. Questa è la realtà dei fatti. De Carolis. Ciao mister, ti chiedo, vabbè, a prescindere il secondo gol, ovviamente era in fuorigioco, è stato era clamoroso il fuorigioco, l'assistente era lì. Ti chiedo invece sui singoli, all'inizio ha fatto abbastanza bene Galano perché subito pronti via ha avuto 2 occasioni, poi è sceso un po', e su Valdifiori ti chiedo un commento, ma a me è sembrato il solito Valdifiori, nel senso poco utile per come vedi tu il calcio, secondo me. Ovviamente. No, secondo me ha fatto una buona partita come l'hanno fatta tutti. Il rammarico sono sempre questi errori che facciamo, che commettiamo, che non è. A volte sono poco spiegabili. Noi, prima del primo gol c'era un fallo clamoroso e l'arbitro non ha fischiato e noi ci stavamo ancora lamentando e abbiamo preso gol su un fallo laterale messo alle spalle. Bisogna stare più sul pezzo, più concentrati, perché non è possibile prendere un gol quando ancora ti stai lamentando di un fallo che, al di là se c'era o se non c'era, che l'arbitro non ha fischiato, perché poi ne paghi le conseguenze. Queste sono cose inaccettabili. Messaggero, se vuoi intervenire. No, vai Salviani. Mister, buon pomeriggio. Al di là del modulo, quindi forse il vero problema è la testa di questo Pescara. Cioè, è tutto racchiuso anche nell'episodio magari di Fernandes, un'espulsione veramente sciocca, come tutti gli altri episodi appunto che hanno condizionato la sconfitta. Però non è la prima volta. Purtroppo in campo si commettono degli errori e quando hai dei ragazzi, dei giovani, vuoi andare incontro anche a questo tipo di errori di valutazione. Ha fatto un'entrata a centrocampo che non serviva a nulla e ha complicato ulteriormente le cose. Ricominciamo con il centro. Sì, io volevo fare una domanda vista sulle scelte iniziali. Come mai Valdifiori con Fernandez non ha preferito dare un pochino più di sostanza al centrocampo, più di dinamismo anche con Memushai o Busellato? Questa è la prima domanda. E poi sulla scelta di far giocare subito Jarosischi, anche se era riuscito a un periodo di inattività per un piccolo infortunio al ginocchio, e non Skoniamino. Due mie curiosità, grazie. Rosischi perché è rientrato in gruppo ieri nella partita, cioè nell'allenamento di rifinitura, teoricamente non avrebbe dovuto giocare, poi l'ho visto bene e l'ho messo dentro, ma più che altro per le caratteristiche di velocità rispetto a Gennaro, solo per questo. E Valdifiori perché ho pensato che un giocatore come lui potesse servire meglio
i compagni davanti, tecnicamente ha sicuramente qualcosina in più degli altri, sfruttare un po' più il cambio gioco. Io parlavo sì anche di Memusha e Busellato, come mai la scelta Memusha ha fatto un allenamento con noi, la scelta di Busellato è per avere un po' più di qualità in mezzo al campo, per cercare di servire meglio davanti. Profeta? No, io continuo a manifestare qualche perplessità, Massimo, sulla posizione di Valdifiori. Secondo me c'entra poco a due in mezzo al campo. Oggi mi sembra che ci sia stata una dimostrazione palese. Lui si abbassava per chiedere palla in fase di impostazione, lo scavalcavano sistematicamente. Secondo me è un vertice basso. Sempre fatto quello in carriera, ma come ho sempre detto, un giocatore con le sue qualità non ha problemi a giocare due. Io, se ci fossilizziamo a vedere la prestazione di un singolo oggi, quando tu perdi una partita su due errori clamorosi difensivi, di atteggiamento, di mancanza di concentrazione, da stupidi così, stiamo sbagliando tutto. Adesso non dobbiamo fare delle valutazioni sui singoli, sulla posizione o non la posizione. Valdifiori può fare quel ruolo, punto. Perfetto, allora scusa, no, visto che sei stato molto chiaro, però si parlava di giocatori, i colleghi hanno fatto domande sui singoli, ti dico, ti dirò di più, per esempio palese involuzione di Maestro, ma questo è un mio punto di vista che magari è superficiale o meglio è inutile in questo momento, perché tu dici parlare della partita. Ma no, eventualmente... non ho detto questo, Tommaso, ho detto che abbiamo perso una partita non perché Valdifiori ha giocato in un centrocampo a due, abbiamo perso la partita perché abbiamo fatto due errori clamorosi e abbiamo preso due gol su due tiri in porta. Ecco, ma io ti faccio questa domanda precisa e poi non tolgo spazio agli altri. Hai parlato di errori, sicuramente ci sono stati, li abbiamo visti tutti, ma tu pensi di aver sbagliato qualcosa oggi, sì o no? Ma quando si perde l'allenatore è il primo a sbagliare sicuramente. Che cosa? Il problema è che è sempre facile parlare con il senno di poi. L'allenatore è in campo quotidianamente, vede i giocatori e non sempre le risposte che i giocatori danno in campo poi sono quelle reali della partita. Quindi di errori ce ne possono essere tanti. Adesso non è che siamo a individuare gli errori uno per uno, però sicuramente se la questione classifica è questa, vuol dire che anche soprattutto l'allenatore ha delle responsabilità sicuramente, quindi sicuramente mi assumo le mie responsabilità. Ripeto, il rammarico più grande è come perdiamo le partite, perché ripeto, puoi commettere nel calcio, io l'ho sempre detto, non vince la squadra che non commette errori, perché è impossibile commettere errori, però quando tu ne fai due e subisci due gol e magari crei sei palle gol nitide e non ne fai neanche uno, e dopo la partita è condizionata. Quindi io non, sinceramente non sarei molto più arrabbiato se avessi avuto di fronte una squadra che ci ha surclassato e ci ha distrutto, ma non è stato così, e quindi il problema è andare alla ricerca dei miglioramenti di questi gol che prendiamo. Questa è una risposta a cui è difficile dare una risposta. Ci sono momenti e momenti dove in campo a volte non è semplice mantenere la concentrazione per 90 minuti e a volte si può perdere questa, e poi se ci aggiungiamo al fatto che purtroppo magari tu fai un'azione da gol e gli altri ti fanno una parata e noi sbagliamo una cosa e ti fanno gol, a volte anche il caso può incidere su queste cose qui. De Carolis? Mister, io credo che ci sia un problema di fondo, è una mia sensazione, cioè questa è una squadra che per me è stata costruita male per quello che sei tu.
e quindi fai fatica a far fare quello che poi in realtà vorresti, e quindi vanno, ed ecco secondo me spiegati tanti errori, perché sono sempre gli stessi errori di concentrazione e attenzione, perché magari tu hai delle richieste specifiche che evidentemente questi giocatori non ti possono dare. Ti chiedo, perché ti debba assumere sempre tu la responsabilità e invece ci sono altre figure che non se l'assumono la responsabilità di questo? Perché devi essere sempre tu ad accollarti tutte le responsabilità di questa situazione? Perché l'hai detto adesso, io le colpe le ho e sono pienamente d'accordo, però non hai colpe solo tu. Cioè questa squadra è stata costruita male da due direttori sportivi che evidentemente non sono stati in grado di trovarti dei giocatori funzionali al tuo gioco. No, prima di tutto io non sono la persona designata a valutare l'operato dei... è una mia opinione, scusa. Non sono designato a fare questo, gli opinionisti siete voi e fate voi le vostre valutazioni. Io mi metto a disposizione del gruppo, non devo fare quello che piace a me, ma devo fare quello che consente ai ragazzi di fare meglio. Quindi io non posso imporre la mia idea di gioco se non hai i giocatori adatti, e cerco di fare qualche altra cosa. Le valutazioni io non le faccio, non le esprimo, ho le mie opinioni, ma le tengo per me, perché è giusto che sia così, perché il mio ruolo impone questo. E oltretutto il mio ruolo impone il fatto che il primo responsabile sono io, tutto qua. Quindi il calcio è questo, l'allenatore è questo, il ruolo dell'allenatore è questo. Quando le cose vanno male, puoi avere mille attenuanti, giocatori fuori forma, giocatori messi male, fisicamente rotti, tutto quello che vuoi, puoi fare, commettere errori difensivi individuali, puoi essere poco concentrato, la responsabilità ricade sempre e comunque sull'allenatore, e fa parte del mio ruolo, io mi prendo le mie responsabilità. Sì, però mister, tu hai chiesto anche determinati giocatori, faccio riferimento a un centrale col piede sinistro, un altro attaccante, cioè queste situazioni, queste soluzioni ti avrebbero aiutato in questo momento, ecco perché dico, non è, può essere solo colpa tua. Ma io non so se la colpa è solo mia, io mi prendo quella che è la mia parte di colpa, e poi se qualcuno si vuole prendere la sua parte di colpa lo farà come ho fatto io. Io penso a me stesso, non posso pensare agli errori fatti dagli altri, io penso agli errori fatti miei perché io devo migliorare i miei errori, non quelli degli altri. Devo cercare di migliorare quelle che sono le cose controllabili da me, non posso migliorare le cose che sono incontrollabili. Sono arrivati i giocatori, se abbiamo altre curiosità, se non la chiudiamo.